Che cosa spinge una delle donne più ricche e potenti d'Europa sul banco dei testimoni di un tribunale di provincia straniero a rispondere a domande sulle sue avventure extraconiugali e le sue delusioni sentimentali con un playboy e faccendiere svizzero? Sicuramente tanto coraggio, fierezza e un senso di risarcimento, soprattutto morale, quelli che hanno sorretto Susan Clutton nel tritacarne mediatico anche di questa lunga giornata pescarese che si aggiunge alle valanghe d'inchiostro che in Germania e nel mondo hanno accompagnato le vicende di Lady BMW dopo lo scandalo in cui la sua famiglia è piombato a seguito della vicenda Luci Rosse con Helge Sgarbi, i suoi ricatti per i quali è stato già condannato in Germania e che sono tornati a riecheggiare oggi anche a Pescara in un processo costola contro gli amici abruzzesi del faccendiere svizzero Ernano Barretta e i suoi familiari. La Clutton, parte lesa, convocata a testimoniare dal PM Varone, arriva alle 10.20 da un ingresso secondario di Palazzo di Giustizia. Solo la telecamera di Ivo Re a immortalare l'arrivo del furgone oscurato Mercedes, quasi una caduta di stile per la signora che poi in aula ricorderà perfettamente il modello di Audi del suo amante. Poi, aspettando l'inizio della deposizione, si fa più intensa la ressa di telecamere e macchine fotografiche negli uffici di polizia giudiziaria dove Lady BMW trascorre l'attesa. In aula, invece, non consentite immagini e riprese di una testimonianza durata 2 ore e mezza con una sola interruzione di qualche minuto. Susan Clutton, rispondendo a tutte le domande di Varone, del presidente Romandini e degli avvocati, circostanzia il suo breve rapporto con Sgarbi, durato più di 1 mese e mezzo a partire dall'agosto del 2007. Si conoscono casualmente in un albergo austriaco, poi gli altri incontri extraconiugali per Susan, sposata dal 90, si svolgono a Monaco di Baviera, stanza 629 dell'hotel Holiday Inn. La prima volta che Sgarbi le chiede denaro è per un prestito da 7 milioni di euro, affermando di essere stato coinvolto in un incidente stradale negli Stati Uniti in cui avrebbe investito una bambina, rendendola invalida. Sgarbi, ha detto alla Clutton, spiegò che tutta la faccenda, comprese cauzioni e parcelle legali, gli sarebbe costata 10 milioni e che gli altri 3 lui era in grado di trovarli. I 7 glieli prestai in contanti in una scatola data gli a mano nel garage dello stesso albergo. Una volta restituitemeli, li avrei dati comunque in beneficenza, ha aggiunto Lady BMW. Ma qualche settimana dopo, la Clutton si fa più sospettosa a fronte di un'ulteriore richiesta di denaro per un investimento immobiliare, l'acquisto di un fondo dove Sgarbi gli promette di portarla a vivere se si fosse separata dal marito. Ben 259 milioni di euro. La Clutton inizia a sospettare e a far investigare su Sgarbi, il quale all'interrompersi della relazione, ottobre 2007, le fa trovare in una portineria d'albergo una busta con foto di loro due seminudi immortalati all'interno della stanza 629, accompagnate, spiega la donna, da una lettera di esplicite minacce a renderle note. Seguono telefonate, invii di DVD e fax minatori che la Clutton fa intercettare con richieste di denaro da parte di Sgarbi per oltre 60 milioni di euro. Infine la denuncia alla polizia e la cattura di Sgarbi in Austria. Proprio in questa occasione si verifica l'unico episodio emerso oggi in aula che collega Lady BMW al processo Barretta. Assieme a Sgarbi viene identificato ma non arrestato anche Ernano Barretta. Nella tasca della giacca dell'imprenditore abruzzese la polizia trova un foglio con una serie di numeri di telefono tra i quali la Clutton ha riconosciuto stamani in aula anche alcune utenze proprie personali e di contatto col suo ex amante. Ma la testimonianza di Lady BMW non cambia nulla per il processo di Pescara, commenta Sabatino Cipretti, il legale di Barretta, oggi assente dall'aula. Cosa aggiunge la deposizione della Clutton agli elementi di questa vicenda? Assolutamente nulla, sono utili alla difesa del Barretta perché la Clutton ha chiarito che assolutamente non ha mai visto, mai sentito parlare, mai conosciuto Barretta. Quindi personaggio assolutamente estraneo al suo mondo. Quindi nulla di nuovo che potesse dare una mano alla tesi della pubblica accusa. C'è questo foglio che è stato mostrato in cui ci sono dei numeri telefonici corrispondenti a utenze di Sgarbi, a utenze della Clutton che sarebbe stato sequestrato a Barretta, è un elemento era, che può essere... Era un foglio già noto al processo perché era un foglio trovato nella macchina quasi vicino all'epoca dei fatti, ma questo non può dimostrare nulla tranne quello che potrà venire ancora nel processo. C'è un semplice biglietto, tenuto conto che Sgarbi e Barretta si sono dichiarati amici e quindi che si frequentavano.
quindi un biglietto che può essere rimasto dentro la macchina dell'uno o dell'altro. Dunque al momento nulla... Da qui a parlare dell'associazione, dell'estorsione, della truffa, mi pare che il discorso sia abbastanza difficile. Quindi al momento non c'è nulla che collochi la signora Clatten all'interno delle vicende di Pesco Sansonesco e dintorni? Assolutamente nulla. La signora non sa manco dove sta Pesco Sansonesco. Dopo la Clatten, interrogate anche due altre facoltose tedesche coinvolte nel giro a luci rosse di Sgarbi, ma sul versante pescarese il processo entrerà nel vivo delle accuse a Barretta nelle prossime udienze. Oggi era il giorno dei riflettori internazionali che si spengono inesorabilmente attorno alle 16, quando Lady BMW, con incedere fiero e tutt'altro che turbata, esce dal tribunale e risale a Ilei a bordo della Mercedes nera.